della residenza di Santa Zia, purtroppo stamattina sono orfana dell'altra metà del nostro progetto, cioè gli insegnanti e soprattutto gli due classi quarte dell'anno scorso del liceo delle scienze umane Matilde di Canossa, che per un problema tecnico purtroppo stamattina non sono riusciti a partecipare. Quando la settimana scorsa abbiamo saputo che non sarebbero venuti qui, abbiamo deciso di preparare insieme questo PowerPoint, riducendo un po' le fotografie che comunque poi saranno disponibili tra i materiali sui siti del PC del MODE, per lasciare più spazio ai commenti in corsivo che vedrete, che sono quelli che sono stati scritti appunto dai ragazzi in questo nostro lavoro di revisione del progetto. Anche tutte le immagini che sono state realizzate come i file audio sono state realizzate dagli studenti nel corso, che si sono quindi improvvisati anche addetti alla documentazione proprio del progetto stesso. Molto sinteticamente, cosa ci eravamo proposti? Di far conoscere ai ragazzi appunto il complesso patrimonio dell'ex ospedale psichiatrico, che prevede oggi un museo, un archivio, una biblioteca, oltre a diversi servizi anche a carattere sanitario, coinvolgendoli in una ricerca di disinvolti su alcune tematiche che loro avevano individuato come molto più vicine a loro. Dopo questa attività di ricerca avrebbero dovuto rielaborare i contenuti in testi e file audio che sono poi stati resi fruibili tramite dei QR code, quei codici a barre quadrati che abbiamo visto anche in una faccenda degli altri progetti anche l'anno scorso, quindi non condivisi. Nella prima fase i ragazzi hanno come primo approccio visitato il Museo di Storia della Psichiatria, piccolo spot se interessa anche a voi, aperto tutti i sabato pomeriggio alle 3:30, quindi vi invito, se siete interessati, a venire anche voi a Rimini. E la cosa che più ha colpito le sei classi che hanno partecipato è stata proprio la possibilità di entrare in contatto anche fisicamente con le materie che loro studiano da un punto di vista teorico per i 5 anni di studio, quindi la concretezza, dare concretezza a quello che è il loro sapere scolastico. Nella stessa giornata abbiamo fatto anche una prima visita all'archivio in cui abbiamo spiegato quali sono i materiali che noi conserviamo, vedete l'archivio fotografico, le opere dei pazienti, i volumi, ovviamente l'archivio cartaceo. In base a quello i ragazzi hanno potuto vedere che cosa avevano a disposizione per la loro ricerca e hanno scelto 10 temi, si sono divisi in 10 piccoli gruppi che hanno lavorato in 3 uscite successive proprio in archivio. I ragazzi hanno scelto liberamente questi temi, l'unico vincolo era purtroppo quello della privacy, dico purtroppo perché spesso avrebbero voluto vedere cartelle molto più recenti, ma questo non è stato possibile, siamo rimasti su documentazione un po' più antica e sono riusciti effettivamente, come vedete dai loro commenti, a calarsi nella realtà di quella che era la ricerca. La ricerca in archivio è molto emozionante per noi che lavoriamo nella parte archivistica, secondo me leggere proprio il loro commento che parla del privilegio di poter toccare questi documenti, come già dicevano alcuni ragazzi prima, l'emozione di mettersi guanti, di dover quasi fare un inchino reverente prima di arrivare in contatto con questi materiali. Effettivamente loro non avevano mai visto, non avevano mai potuto toccare dei documenti così antichi. Partiamo dal 1702 come documento più antico, che è una mappa del San Lazzaro da cui siamo partiti. A corredo di questa esperienza storica abbiamo voluto fare un salto nella contemporaneità e questa si è rivelata effettivamente una carta vincente. Abbiamo fatto incontrare i ragazzi con uno dei nostri psichiatri, poi appunto come vi dicevo dipendiamo da un servizio sanitario che si occupa di salute mentale. L'incontro con lo psichiatra ha permesso ai ragazzi, come ci hanno raccontato, di capire il nesso profondo tra il progetto, le materie che studiano e la vita di tutti i giorni, anche quindi il lavoro che andranno domani a fare. E questa è stata una delle attività che loro consigliano effettivamente di andare a ripetere anche negli anni successivi, perché dicono che effettivamente è stato un po' il passaggio, la chiave di volta che gli ha permesso di comprendere a 360 gradi quello che stavamo facendo insieme. Infine i ragazzi hanno rielaborato questi testi e per farlo li abbiamo fatto incontrare una mattinata con un esperto di comunicazione. Come si diceva anche prima, noi a volte vediamo per scontato che i nativi digitali siano espertissimi, per il 99% per quanto riguarda le tecniche, senz'altro lo sono, hanno a volte bisogno di qualche coordinata, di avere una bussola che gli aiuti effettivamente a codificare bene i messaggi, a capire quale può essere lo stile di comunicazione anche per
dell'ex San Lazzaro, per darvi un dato, è lungo circa un chilometro e comprende più di 20 paesoni. Quindi è un lavoro importante, verrà pedonalizzato e il QR code dei ragazzi saranno collocati sulla nuova cartellonistica e darà quindi anche delle informazioni storiche su quella che era la storia del luogo. E a breve, si spera l'anno prossimo, cominceranno anche dei lavori di ampliamento della biblioteca dell'archivio. Quindi nella nuova sede rinnovata del nostro archivio saranno nuovamente utilizzati questi QR code sempre per favorire anche un collegamento tra tutti i vari luoghi su cui insiste il nostro archivio. Alcuni file sono non solo di testo ma anche audio e potrete comunque vedere sui siti di cui avete sentito la parte. Per noi, per me che lavoro nell'archivio, è stata effettivamente un'esperienza molto molto arricchente. Io fino a settembre dell'anno scorso avevo incontrato le classi al massimo per le 4-5 ore della didattica dell'archivio che facciamo a maggio, che è stata ricordata di cui in questo, qualche modo questo progetto è figlio, perché in quell'occasione avremmo incontrato un giornalista. Lavorare per 6 mesi sostanzialmente a contatto con dei ragazzi è stato un modo per capire finalmente in maniera approfondita come loro vedono i nostri materiali, che cosa interessa a loro, qual è il loro punto di vista. Ha un po' svecchiato la nostra visione, perché devo dire che chi come me arriva alla psichiatria, alla storia della psichiatria, partendo dalle scienze dell'informazione, la psicologia, l'archivistica, ha sempre un po' un occhio puntato sulla storia. I ragazzi avevano l'occhio puntato sulla contemporaneità e quindi ci siamo proprio trovati a metà strada e è stato per noi un bellissimo incontro. Valentina prima parlava di questi progetti come start-up e si può dire con un certo orgoglio che effettivamente questo è riuscito, perché quest'anno noi proseguiremo l'attività, come diciamo, Fide di Canossa, ma proprio in occasione degli incontri per gli uomini culturali siamo venuti in contatto con altre realtà scolastiche reggiane con cui abbiamo cominciato effettivamente una collaborazione. Anche noi non siamo risultati dai progetti selezionati per quest'anno, ma stiamo cercando un modo per comunque riuscire a portare avanti un discorso di didattica legato a diverse scuole della nostra provincia. Per quanto riguarda l'esperienza da parte degli insegnanti, vi vorrei leggere di Anna Magnani, che è la professoressa di scienze umane che vi vedete con i ragazzi, relativamente a questa esperienza. Il desiderio dei ragazzi di fare scuola fuori dalla scuola si è realizzato nel corso di questa esperienza che ha coinvolto gli studenti in un percorso di avvicinamento a realtà sociali, storiche e culturali, conosciute attraverso la concretezza degli oggetti, delle testimonianze degli ambienti, del Museo di Storia della Psichiatria e dell'Archivio. Entrare in storie di vita lontane nel tempo, decifrando le grafie delle cartelle cliniche e osservando le fotografie dell'archivio, ha rappresentato per i ragazzi un'esperienza non solo conoscitiva, ma anche emotivamente significativa. Entrare in contatto con la realtà del disturbo mentale descritto dai medici, ma a volte raccontato dagli stessi pazienti vissuti un secolo fa, ha permesso di calare nella concretezza del reale, un reale passato, le conoscenze di storia, di sociologia e di psicologia studiate prevalentemente sui libri e attraverso le lezioni degli insegnanti a scuola. Il fascino dei volti dei pazienti nelle fotografie in bianco e nero un po' sgranate e un po' logore, o dei registri rilegati in pelle che conservano elenchi dettagliati di informazioni sugli ambienti, gli interventi e le persone, hanno coinvolto i ragazzi che si sono attivati collaborando per la realizzazione di testi tematici trasformati poi in QR code realizzati tecnicamente alla fine del lavoro. L'attività in archivio, insieme alla visita al museo e alla fase finale scuola, hanno dunque portato alla piena realizzazione degli obiettivi proposti. Hanno infatti permesso di approfondire le conoscenze disciplinari nell'ambito delle scienze umane e allo stesso tempo di portare avanti un'azione di sensibilizzazione nei confronti del problema del disturbo mentale, contro la stigmatizzazione di coloro che ne soffrono, in un'ottica di accettazione delle diversità individuali, quindi sui quali il liceo delle scienze umane è impegnato da lungo tempo. Non solo, visto che i ragazzi si sono dimostrati così attivi e così soddisfatti dei risultati ottenuti, tra qualche settimana o nelle visite del sabato, come vi ho detto, al museo, saranno presenti anche loro proprio per raccontare quella che è stata la loro attività. E per ultimissima cosa, adesso spero di riuscire a scoprire con effetti tecnici, altrimenti dovremo leggerlo, la testimonianza finale dei ragazzi hanno deciso, hanno chiesto di poterla ricevere per essere qui almeno a voce. Io quindi adesso spero
di riuscire da Nintendo e farmi sentire la voce di Riab che è in giro questo pensiero comune. Avvicinarci in modo concreto alle nostre materie di studio e vedere un prodotto finito diventa